Si tratta di studiare i criteri e modalità nuovi affinché le donne si sentano non ospiti ma pienamente partecipi dei vari ambiti della vita sociale ed ecclesiale. La Chiesa è donna, è la Chiesa, non il Chiesa. Questa è una sfida non più rinviabile. Lo dico ai pastori della comunità cristiana, qui in rappresentanza della Chiesa Universale, ma anche alle laiche e ai laici in diversi modi impegnati nella cultura, nell'educazione, nell'economia, nella politica, nel mondo del lavoro, nelle famiglie nelle istituzioni religiose. Così Papa Francesco si è rivolto ai partecipanti all'Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura, che hanno riflettuto sul tema le culture femminili, uguaglianza e differenza. È urgente aggiunto offrire spazi alle donne nella vita della Chiesa, coinvolgendole nelle responsabilità pastorali, nell'accompagnamento dei fedeli, ma anche nella riflessione teologica. Riflettendo poi sul possibile equilibrio tra uguaglianza e differenza tra uomo e donna, il Papa ha sottolineato che sono stati superati i modelli della subordinazione sociale e della pura e semplice parità. Il nuovo paradigma è quello della reciprocità nell'equivalenza e nella differenza. L'una è necessaria all'altro e viceversa, perché si compia veramente la pienezza della persona.